La presenza di migliaia di persone e lo svolgimento senza alcuna criticità hanno caratterizzato il nuovo corso della Carrese a San Martino in Pensilis, una festa di popolo. Il carro dei giovanotti è riuscito a trionfare dopo una prima metà di gara durissima nel testa a testa con i giovani, un braccio di ferro colorato tra giallo-rossi e bianco-celesti che ha retto fino al cambio. Poi i giovanotti hanno accelerato e tagliato per primi il traguardo. Terza moneta per i giovanissimi, forte il valore aggregante di una manifestazione che ha dovuto superare tante battaglie, non solo la pandemia. Contagiosa la gioia dei giovanotti, sempre più protagonisti, grande la delusione dei giovani che si sono visti respingere il ricorso. Impeccabile l'organizzazione orchestrata dall'amministrazione comunale. Il governatore Toma, che negli anni si è speso per un evento che esalta la tradizione, ha parlato di spettacolo coinvolgente, un tripudio di suoni e colori, la Carrese di San Martino in Pensilis, le parole del presidente, con la sua unicità millenaria di bene immateriale, è tornata più forte che mai.